avere sedi individuate preventivamente, strutturate già operative immediatamente in caso di emergenza, è fondamentale per dare una risposta immediata alla popolazione. Lo ha affermato il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, che questa mattina nella prefettura di Catanzaro ha presieduto un vertice sulla proposta di rivisitazione dei centri operativi misti. Al vertice hanno partecipato tra gli altri i prefetti delle cinque province della regione, il vicepresidente della regione Francesco Russo, il direttore generale della protezione civile regionale Domenico Pallaria e il direttore regionale dei vigili del fuoco Marco Ghimenti. Noi siamo partiti da questa regione facendo anche un progetto europeo di standardizzazione di quella che è la macchina della gestione dei soccorsi, della prevenzione. Quindi avere delle sedi già individuate preventivamente, strutturate, in grado di essere operative immediatamente in caso di emergenza, è per noi un motivo di dare una risposta immediata alla popolazione. Quindi è fondamentale per noi avere queste infrastrutture, conoscere la fragilità del nostro territorio, cercare di porre rimedio anche a questa fragilità. Bisogna lavorare sulla prevenzione, bisogna investire sulla manutenzione del territorio, ovviamente bisogna lavorare anche sulla macchina organizzativa, è quello che stiamo facendo oggi. Io qui voglio ringraziare ovviamente il prefetto Ferrandino, la regione, tutti quanti i prefetti della Calabria, i comandanti provinciali e regionali dei Vigili del Fuoco, perché stanno portando avanti in questa regione questa opera di organizzazione, di efficientamento della macchina organizzativa che speriamo di non dover mai mettere in campo. Sapete tutti che questo è un territorio particolare non solo sotto il profilo della vulnerabilità sismica, ma è esposto anche a un rischio maremoto dovuto dal lato tirrenico al vulcano Stromboli, dal lato ionico ad altri possibili eventi che potrebbero ereditare dalla Grecia anche. Sotto questo aspetto, per la verità, con la Protezione Civile Nazionale e con quella regionale stiamo lavorando da oltre un anno e d'intesa strettissima anche con le prefetture della Calabria, perché insieme stiamo apportando dei correttivi che abbiano una valenza di natura territoriale e regionale molto ampia. Non si può ragionare in termini di circoscrizioni territoriali per quanto attiene ai rischi di maremoto, ma in termini di regione. E questo è il lavoro che si svolge e sotto questo aspetto la rivisitazione dei COM costituisce uno strumento strategico. Abbiamo un deficit che continua ad alimentare la crescita del debito e questo alto livello del debito pubblico è un elemento di debolezza dell'economia italiana. Così l'economista Carlo Cottarelli, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine di un dibattito sui temi economici, moderato dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. L'impatto del reddito di cittadinanza e di quota 100, ha evidenziato Cottarelli, è diretto sulle persone che ne beneficiano. Abbiamo visto che molte domande arrivano dal sud o dal centro. Quello che mi preoccupa è il fatto che questi provvedimenti sono stati introdotti senza identificare, soprattutto per il 2020, delle fonti di finanziamento che siano credibili perché il Parlamento ha deciso di aumentare l'IVA nel 2020, però il Governo ha già detto che no, l'IVA non sarà aumentata, allora bisogna andare a trovare delle fonti di finanziamento. Se anche si trovassero delle fonti di finanziamento, comunque si rinuncia a quello che credo sia una cosa importante per l'Italia, cioè ridurre il deficit pubblico. Noi abbiamo un deficit che continua ad alimentare la crescita del debito e questo livello alto del debito pubblico, 132,1 rivisto verso l'alto dall'Istat qualche giorno fa, secondo me è un elemento di debolezza dell'economia italiana. È una cosa che ci espone ad attacchi speculativi, cui siamo sottoposti di tanto in tanto, questo rischio dello spread che aumenti, e quindi non fa bene all'economia italiana, non fa bene alla crescita. Professore, lei oggi è ospite della Camera di Commercio di Catanzaro. Non trova nulla di positivo all'interno della manovra a favore della piccola e media impresa? Beh, della piccola impresa sì, perché c'è la flat tax che si applica per le partite IVA, ma si parla davvero di microimprese.
Se si guarda alle piccole e medie imprese, la cosa che sarebbe necessaria, perché pensa tantissimo su piccole e medie imprese, sarebbe una drastica riduzione della burocrazia. Le piccole e medie imprese ogni anno spendono in Italia soltanto le piccole e medie imprese tra i 30 e i 35 miliardi per compilare i moduli. Questi sono un mucchio di soldi. Al momento credo che non, nel contratto di governo c'è questa idea di ridurre il peso della burocrazia, mi sembra che si stia muovendo un po' lentamente, mentre secondo me è la priorità per le piccole e medie imprese. Sì, sono felice di ospitare il professore Carlo Cottarelli, esponente di spicco dell'economia, economista di livello primario in Italia e non solo. Felice perché possiamo fotografare una situazione dell'economia del Mezzogiorno e quindi anche della Calabria. E felice perché ci può dare sicuramente delle indicazioni. E sono contento anche perché dà maggiore prestigio e consolidiamo questa autorevolezza della Camera di Commercio del capoluogo di regione. Interessante dibattito a Catanzaro su un tema sempre molto attuale e importante come la prevenzione dei terremoti e l'eventuale ricostruzione. A promuoverlo il Lions Club Catanzaro Mediterraneo, rappresentato dal presidente Vittorio De Franco e dalla past president Aldo Costa, e Confassociazioni, per cui erano presenti il vicepresidente nazionale Sergio Gaglianese, che ha anche moderato l'incontro svoltosi in provincia, ed il presidente regionale Peppino Mariano. Sono intervenuti il vice sindaco di Catanzaro Cardamone, il segretario nazionale del CDU Tassone, ma soprattutto Sergio Pirozzi, già sindaco della cittadina laziale di Amatrice, divenuta tristemente nota in quanto colpita fortemente dalla sisma che ha sconvolto l'Italia centrale, e Stefano Cianciotta, presidente dell'Osservatorio nazionale sulle infrastrutture di Confassociazioni. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la proposta di legge regionale numero 49 del 13 luglio 2018 concernente norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico, presentata da Sergio Pirozzi. Le nuove norme mirano a incentivare la messa in sicurezza delle abitazioni costruite in zone a rischio sismico prima del 1974, cioè quando non esisteva ancora una specifica normativa antisismica in materia di costruzioni, e prevedono una serie di interventi per la prevenzione sismica su tutto il territorio regionale. Pirozzi ha affermato ai microfoni di RTC di auspicare che le regioni italiane, specie quelle del centro-sud, che restano le aree più a rischio terremoti, seguano all'esempio della normativa introdotta dalla Regione Lazio, tentando di sensibilizzare la politica nazionale a dedicare un fondo per le emergenze del terremoto. In Italia c'è stata una condotta sbagliata, bisogna rivedere un po' tutto e cambiare mentalità, ha affermato, anche quando si acquista un immobile. Il 60% del patrimonio privato in Italia è stato costruito prima del 74, allorquando risale la prima legge sismica. La politica, ha detto Pirozzi, deve iniziare ad intervenire in via preventiva, dando priorità a chi vive nelle zone sismiche 1. La storia ci dice che il terremoto ciclicamente torna, ma se la politica vuole può intervenire per prevenire seriamente. Dobbiamo risvegliare l'attenzione, ha concluso Pirozzi, il problema non sono le case nuove, bensì le case vecchie. Blitz dei carabinieri della stazione di Vibo Valentia e del nucleo antisofisticazione del NAS nell'ospedale della città. Per le gravi carenze igienico-strutturali rilevate è stata denunciata alla procura di Vibo Valentia il direttore generale dell'ASP, Angela Caligiuri. In particolare le irregolarità sono state riscontrate nei reparti di cardiologia, ginecologia, chirurgia, ostetricia, UTIC, rianimazione, tutti ispezionati dai carabinieri. I controlli proseguiranno in altre strutture sanitarie della provincia. Il consigliere regionale Giuseppe Pedà, componente della terza commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, ha scritto al commissario per l'attuazione del piano di rientro della sanità calabrese Saverio Cotticelli e, per conoscenza, al dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Antonio Belcastro e al direttore generale dell'ASP numero 5 Pasquale Mesiti per sollecitare il potenziamento dei presidi di guardia medica nella provincia di Reggio Calabria. La lettera, rende noto l'esponente politico, fa seguito all'incontro già svolto in sede di riunione della terza commissione sanità, occasione nella quale sono state rappresentate, fra le tante necessità, le esigenze sanitarie connesse alla prevista attivazione di un aumento del 5% dei presidi delle guardie mediche per la provincia di Reggio Calabria.
Intermediazioni illecite, sfruttamento del lavoro, violenza sessuale, estorsione e istigazione alla corruzione. Questi reati contestati a vario titolo a 5 persone nei cui confronti i carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito altrettante ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati negli ultimi 2 anni avrebbero impiegati cittadini romeni e un maliano come braccianti in 2 aziende agricole dell'area preaspromontana con paghe irrisorie, in media meno di 1 euro per ora di lavoro e in totale continua violazione della normativa in materia. Nel corso delle indagini sono stati accertati anche 2 episodi di violenza sessuale ai danni di braccianti romene. Una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti attiva nella zona delle Tirreno Cosentino è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno arrestato e posto ai domiciliari 5 ventenni, tutti incensurati, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di controllo del territorio lungo la statale 18 tra i comuni di Torremezzo e Falconara Albanese, hanno notato la presenza sospetta di un giovane vicino ad un'abitazione apparentemente disabitata. Il successivo intervento ha permesso di stabilire che il ragazzo era una vedetta impegnata a garantire la sorveglianza sulle attività confezionamento delle dosi di cocaina e marijuana che gli altri 4 arrestati svolgevano all'interno dell'appartamento. I carabinieri hanno fatto irruzione sorprendendo in flagranza di reato i 4 che si stavano occupando di preparare le dosi per la vendita. Abbiamo mantenuto gli impegni assunti, all'Annunziata sono arrivati 7 nuovi primari nominati a seguito delle procedure di selezione concluse in tempi record, lo scrive Achille Gentile, commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza. I nuovi primari riguardano i reparti di medicina generale, chirurgia generale e toracica, neurochirurgia, anatomia patologica, medicina nucleare, oculistica e dermatologia. Coldiretti con Confagricoltura e CIA, i sindacati Fly CGL, Fai CISL, Willa Will e Confederia hanno firmato il nuovo contratto per i lavoratori del comparto agricolo calabrese. Arrivano maggiori tutele, si legge in un comunicato, per i dipendenti del settore agricolo calabrese, ad iniziare dall'istituzione di nuove misure di welfare aziendale e il riconoscimento della figura di quadro anche nelle imprese del comparto primario. Sono questi i tratti salienti ed innovativi del nuovo contratto territoriale per i quadri e gli impiegati agricoli della Calabria, siglato nella sede di Lamezia Terme di Confagricoltura tra i rappresentanti sindacali di categoria Fly CGL, Fai CISL, Willa Will e Confederazione Italiana dei Dirigenti, quadri e impiegati dell'agricoltura e i vertici delle principali organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e CIA. Un contratto che interesserà circa 500 dipendenti che operano nelle aziende agricole della regione. A Cosenza, l'AIAC, acronimo di Associazione Italiana Amministratori di Condominio, ha dato il via alle iscrizioni per il corso base per amministratori di condominio. Per iscriversi naturalmente occorre andare nelle sedi provinciali e compilare tutta la modulistica necessaria. E naturalmente occorre essere associati ad AIAC per poter poi frequentare i corsi AIAC. L'AIAC, che come associazione di categoria vanta un primato di longevità in tutta Italia, offre opportunità di lavoro concrete ed è rivolta a giovani e meno giovani in possesso di diploma. Credo che AIAC è una delle associazioni più innovative sul territorio nazionale. La persona che si associa non è mai lasciata sola. Uno per i corsi base, 2 per i corsi aggiornamento, che è quello che comunque oggi gli amministratori di condominio vanno sempre alla ricerca per essere formati. L'AIAC è presente con una sua sede anche a Cosenza, una scelta che si è rivelata vincente in quanto la città Abruzia oggi più che mai è in crescita e già da tempo sta sperimentando l'efficacia di fare rete tra pubblico e privato. Tutte le figure lavorative devono avere un'importante formazione, quindi io sposo in pieno assolutamente questi corsi di formazione che servono a dare proprio una professionalità a tutte le figure. Rogiano Gravina per il 3º anno consecutivo ha aggregato i comuni della Valle dell'Esero per celebrare insieme il Carnevale, un messaggio importante di unità e condivisione che rappresenta l'inizio di un nuovo percorso di crescita per tutto il territorio, partendo proprio da occasioni ludiche e di intrattenimento collettivo.
Veramente sono fiero per l'intuizione che abbiamo avuto 3 anni fa e oggi incominciamo a raccogliere i frutti. Quindi ringrazio anche le Proloco e tutti i coordinatori, gli assessori che si sono impegnati in questa edizione del Carnevale con i miei colleghi sindaci che stanno dando una mano perché questo evento cresce sempre di più. La Valle dell'Esolo vuole dare una risposta importante, insieme si può crescere e insieme sicuramente si fa la differenza. All'evento quest'anno erano presenti i comuni di San Marco Argentano e San Sosti che attraverso le loro coloratissime maschere e i pittoreschi carri, oltre a lanciare un messaggio di aggregazione e condivisione, hanno rappresentato un ottimo esempio di sinergia istituzionale, uscendo dallo stereotipo del campanile e proiettandosi all'esterno come un territorio unico. Derby calabrese Regina Arende nel posticipo della 29esima di Serie C Girone Sud sfida tutta calabrese tra due squadre allenate, entrambe da tecnici calabresi, Drago sulla panchina Amaranto, Modesto su quella biancorossa. Ottimo inizio delle Arende, nettamente più rapido e fluido nella manovra, almeno 3 palle gol non sfruttate da Vivacqua, Borello e Viteritti ed un calcio di rigore richiesto per intervento scomposto di Gasparetto sull'imprendibile Viteritti che ha fatto vedere i sorci verdi a Procopio. Confente comunque sempre attento. Poi lentamente la Regina si assesta e prende le misure agli scatenati biancorossi e prova ad uscire dal guscio nel quale era rintanata. La squadra Amaranto di Drago si affaccia dalle parti di Borsellini 2 volte con Tiziano Tulissi, senz'altro uno dei migliori dei suoi, assieme a Nicola Bellomo. L'ex atalantino vicino alla rete, prima con un destro leggermente fuori misura e poi con un colpo di testa neutralizzato dall'ottimo Borsellini. Nel finale di tempo la squadra di Drago però riesce a colpire forte. Il Rende perde banalmente la sfera in fase di possesso, ripartenza Amaranto veloce ed efficace, palla Baclè, che vede l'inserimento veloce di Bellomo, il quale fredda l'incolpevole Borsellini con un sinistro secco ed imparabile. Di Bellomo, Bellomo, Rende! Regina 1, Rende 0, il vantaggio dei padroni di casa. Terza rete in Amaranto per l'ex Bari e Salernitana. Il Rende accusa fortemente il colpo e nel secondo tempo è meno lucido, gli manca il guizzo in avanti, anzi è la Regina ad avere 2 occasioni clamorose con Edoardo Tassi solitario davanti al portiere. Borsellini supera in entrambe le occasioni a negare il raddoppio che sarebbe stato fatale. Nella prima circostanza Tassi invece di appoggiare a Strambelli, meglio piazzato, tira sul portiere biancorossi in uscita. Nella seconda conclude allo stesso modo l'azione solitaria divorandosi nuovamente il raddoppio. Quando comunque sembra ugualmente materializzarsi la vittoria Amaranto, che sarebbe preziosissima per ricominciare la marcia dopo la stangata della penalizzazione, arriva quasi inatteso al quarto di recupero il pari biancorosso. Azione che si sviluppa per vie orizzontali da sinistra a destra, un velo intelligente libera il solitario Viteritti che non ci pensa su e spara in porta un missile precisissimo che si infila nell'angolo e Confente non può nulla. 1-1 al 94esimo. Il granillo resta gelato, fortissima è la delusione per la squadra di Drago e per il pubblico. Punto ottimo per il Rende, mentre questo risultato rallenta di parecchio la già difficile rincorsa ai playoff da parte della Regina. Crossato da Sabato, ha tagliato la difesa della Regina. Abbiamo trovato delle difficoltà, perché ci siamo messi in difficoltà da soli. Sviluppavamo a sinistra dove sapevamo che abbiamo un centrale che gioca, che è destro, e quindi l'unica giocata che ci rimaneva era quella per Matteo Procopio che veniva pressato e trovavamo delle difficoltà. Dopo direi che la squadra ha lavorato come avevamo preparato, abbiamo avuto le possibilità, siamo passati in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e poi non siamo stati cattivi. La cattiveria che abbiamo avuto per tutto l'arco della gara nel difenderci non l'abbiamo avuta nell'ultima situazione e purtroppo ci sono costati 2 punti. È stata una grande partita da ambi le parti, con grande individualità la Regina, dove i miei giocatori si sono comportati benissimo, tranne nell'episodio del gol dove il mio giocatore tenta l'anticipo, ma quello ci sta perché noi spesso e volentieri giochiamo così, quindi siamo molto propositivi, a me piace giocare così e quindi ci può stare che dalle volte si possa fare un errore. Poi il portiere, abbiamo anche un portiere che deve parare, è stato bravissimo in 2 interventi su Tassi, però poi dopo la squadra ci ha creduto fino all'ultimo. Spesso e volentieri è capitato anche a noi
perdere piuttosto che pareggiare nei secondi finali, quindi oggi ci siamo portati un po' la fortuna dalla nostra parte.